Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Faccio questo video per un motivo particolare, perché ci sono cascata. Ebbene sì, mi sono comprata l'album delle Gorgeous Santoro. Io lo sapevo che sarebbe andata a finire in questo modo perché ci stavo girando intorno già da un sacco di tempo. Era un album che vedevo nell'edicola, vedevo anche in libreria, l'ho visto, poi l'ho visto su YouTube, l'ho visto su eBay, l'ho visto su Amazon, l'ho visto veramente ovunque. E ci giravo intorno perché comunque mi piaceva, però ero scettica perché non volevo spendere soldi per queste cose. Però alla fine ho pensato: ma chi se ne frega, non ho figli da mantenere, il lavoro ce l'ho, comunque non è una cifra esorbitante perché l'ho pagato comunque pochi euro. Me lo compro e basta, quindi ho fatto questo ragionamento e l'ho comprato. E devo dire però che l'acquisto mi è stato stimolato in particolare da due canali che io seguo, e in questi canali ci sono dei video in cui vengono mostrate le figurine, vengono mostrate comunque delle cose a tema Gorgeous Santoro, quindi io vi lascio i due canali giù in info box. Mi riferisco a un po' questo e un po' quello e Sara Magic 15, quindi io ve li lascio tutte e due giù in info box. Andate a vedere i loro canali perché anche loro mostrano appunto le figurine, l'album, in particolare Sara mostra anche le bamboline, anche altre cose. Comunque, se vi piace il personaggio, andate a dare un'occhiata al suo canale. Ma a parte questo, io devo dire che ci sono arrivata all'acquisto dopo un po' di tempo. Stavo facendo un giro su Amazon come sono solita fare alla sera, perché io alla sera, quando voglio rilassarmi, vado su Amazon come se fossi al centro commerciale. Quindi giro, guardo i prodotti, poi magari li metto in wishlist, insomma, faccio queste cose. Mi è capitato l'album, era in offerta, c'erano 10 figurine e l'album, e io ho pensato: ma sì, dai, me lo compro e facciamola finita così. Quindi l'ho acquistato. Adesso io volevo mostrarvi l'album all'interno, quindi lo sfoglieremo insieme, vi farò vedere proprio pagina per pagina e poi vi faccio vedere le 10 figurine che ho. E fatemi sapere se vi interessa poi vedere l'album completo, perché quando io lo avrò completato, avrò attaccato tutte le figurine. Se è una cosa che vi può interessare, ve lo faccio vedere, quindi lo andremo di nuovo a sfogliare insieme, ma questa volta con tutte le figurine attaccate. Quindi se vi interessa me lo scrivete giù e io farò il video poi quando sarà completato l'album. Perché comunque io ho intenzione di completarlo, perché lo considero un album da collezione, un personaggio che comunque mi piace molto particolare. Quindi vorrei averlo completo perché averlo vuoto non ha molto senso. Quindi insomma, me lo fate sapere e io lo faccio volentieri. Adesso ci trasferiamo sul mio tavolo, così vi faccio vedere proprio pagina per pagina l'album all'interno e le prime 10 figurine. Mi sono messa qui sul tavolo perché in questo modo riesco a farvelo vedere meglio. Vorrei proprio sfogliarlo con voi e farvelo vedere tutto. Spero che riusciate a vederlo il meglio possibile perché l'album è grande e quindi non sta proprio bene nell'inquadratura. Comunque, questa è la prima pagina ed è veramente bellissima. Qui ci sono tutte le bamboline fatte così. Qui sono delle figure che poi vanno vestite, diciamo, perché ci sono delle figurine che hanno dei pezzi di vestito che andranno poi collocati come preferite. Questa è la seconda pagina, è veramente stupendo. Vado avanti a sfogliarlo, vedete che disegni, che colori, è veramente affascinante. Non so, io non avevo mai comprato nulla di questo personaggio, pur essendo un personaggio che mi è sempre piaciuto, e adesso che ho l'album davanti mi chiedo: ma perché non ho mai comprato niente? Perché è veramente bellissimo. Mi piacciono proprio in generale le colorazioni, le figure che ci sono, è proprio secondo me molto bello come album. E come potete vedere ci sono dei giochini, diciamo, nel corso dell'album. Queste ad esempio sono parole crociate e voi, oltre ad attaccare le figurine, potete divertirvi anche andare a completare tutti questi giochini che ci sono. Qui c'è una ricetta, sono biscotti all'arancia e chissà che magari io non realizzi anche un tutorial su questa ricetta. Poi qui c'è il classico giochino del labirinto, poi ovviamente ci sono le figurine. Ogni figurina in questo caso ha una didascalia sotto,
quindi poi immagino che cambi comunque la figura. Adesso ovviamente vederlo vuoto non è la stessa cosa che vederlo completo, però intanto vi può dare un'idea di come è fatto questo album e quindi potete valutare se vi piace, se non vi piace, se acquistarlo, se non acquistarlo. Io credo di aver fatto la scelta giusta acquistandolo perché è stupendo, veramente una cosa da collezione. Secondo me sono questi quegli album che sono assolutamente perfetti da collezione. Quindi rispetto ai soliti album tradizionali e classici, questo secondo me è proprio una cosa particolare. Quindi, nonostante i miei 40 anni, sono contentissima di aver acquistato questa cosa. Ci sono delle figure, come vedete, bellissime. Qui c'è il gioco del domino. Poi, ovviamente, quando andrò ad incollare tutte le figurine, sicuramente acquisterà maggiore bellezza questo album. Però già così, secondo me, è proprio bello. Quindi, se io vi dovessi dare un consiglio se acquistarlo o non acquistarlo, vi direi assolutamente di sì. Perché oltre ad essere bello il personaggio, le figure, comunque particolare in generale questo album, è bellissima anche la carta. È una carta abbastanza spessa, quindi non è quella carta sottile che poi non vale niente, è una carta comunque spessa, buona, che secondo me aumenta comunque la qualità proprio dell'album stesso. Vedete che belle immagini che ci sono, è particolare, è veramente, non so, mi piace tantissimo, quasi non riesco a descriverlo perché è talmente suggestivo questo album con queste figure, con queste cose che sono state inserite, che è difficile poi dare una descrizione che renda bene l'idea. Quindi averlo tra le mani è sicuramente una cosa diversa. Però, appunto, volevo darvi un'idea. Queste sono tutte le figure. Qua c'è un altro di quei giochini tipo labirinto. Poi ci sono anche delle parti da colorare, penso lo abbiate notato nel corso appunto delle pagine. Questa è una bellissima figura, qui c'è un altro di quei giochi con le lettere, andare a trovare comunque delle parole. Questa è la mia preferita, l'immagine così seduta sulla luna è quella che io preferisco. E questa è l'ultima pagina dell'album, quindi ritrovate come nella prima pagina le bamboline da andare a vestire. E poi trovate praticamente la frase che è il segreto, diciamo, della felicità che voi dovete andare a comporre. Vedete, ve lo faccio vedere più da vicino, utilizzando questo alfabeto un po' speciale, diciamo così. E questa è la parte dietro. Quindi l'album è questo, è tutto l'album, vi ho fatto vedere tutte le pagine. Adesso andiamo a vedere insieme le prime 10 figurine. Sono bellissime, io le ho già un po' guardate, ce ne sono alcune che sembrano quasi di stoffa, quindi sono veramente particolari. Questa è la prima, è una bella figura, molto delicata, secondo me, veramente particolarissima. Questa, che è anche molto bella. Poi c'è questa, che ha la coroncina sulla testa, un pochino più chiara come colori, molto carina. Poi abbiamo questa, che mi piace tantissimo. Poi c'è questa con la luna, che è veramente carina anche questa, molto molto bella. Poi c'è questa che è disegnata un pochino così, molto più chiara, sembra che cambia anche un po' il colore in base alla luce. Io non riesco forse a farvelo vedere adesso, però in base alla luce sembra quasi che cambi la tonalità del colore. Questa è quella che serve per andare a vestire, diciamo, le bamboline che sono all'inizio e alla fine dell'album, quindi c'è uno dei vestiti. Questa ha la stella, così abbraccia la stella, praticamente molto carina. E poi questa è anche l'ultima che vi farò vedere, sono quelle che sembrano fatte un po' di stoffa. È un po' in rilievo anche la figura, veramente molto belle. Vedete questa anche, qui ci sono gli stivali di glitter, non so se riuscite a vederli, ma sono dei glitter
E sembra proprio un'immagine di stoffa, anche il gufetto è un po' come se fosse glitter. Ve lo avvicino sperando che qualcosa vediate, forse riuscite a vederlo in base alla luce che cambia, però è veramente bellissima, veramente sembra di stoffa. Quindi sono assolutamente soddisfatta dell'acquisto di questo album, andrò piano piano ad attaccare tutte le figurine, poi vi farò vedere l'album completo. Ovviamente se vi interessa fatemelo sapere poi giù nei commenti. E anche il retro della figurina è veramente bellissimo perché vedete che c'è comunque la bambolina da colorare, quindi anche la parte dietro è ben rifinita, veramente bellissimo. Inutile che io vi dica quanto è bello questo album perché lo avete visto con i vostri occhi, le figurine sono veramente stupende, rifinite, molto molto particolari, quindi adesso non mi resta che completarlo. Voi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, così almeno non perderete nessun video, compreso quello dell'album completo. Mettete un like se il video vi è piaciuto, io vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.